Buongiorno amici, oggi è 23 settembre. Come vedete il calendario è pieno di scritte per appuntamenti che abbiamo. Io, come vi ho già spiegato, stiamo sbrigando mille cose. Sono venuti a trovarci due nostri amici con i figli. Abbiamo da mangiare due teglie di pasta al forno. E poi io chiaramente sto facendo un bel barbecue e facciamo delle bistecche, della pancetta e le solite melanzane. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Ale, ciao Ilona, i miei amici che sono venuti a trovarci. Buongiorno a nonna Vilma. Buongiorno, elegantissima sempre per il barbecue, sempre eleganti mamma, bisogna mettersi, va bene? Buongiorno, io sono proprio vestito. No, devi andare a metterti in nero anche tu, Ah, hai che abito nero. adesso vado a mettermi in nero, sono tutti in nero, Buongiorno bambini, come stiamo? Bene. Meglio così, state giocando? Sì. Ok. Nel frattempo io sto facendo un fuocherello, eccolo qua. E arrostiamo. La giornata è bellissima, c'è caldo, si sta bene, anzi se si annuvola un po' è meglio, sono a petto nudo. Siamo anche quasi pronti ragazzi, stiamo facendo mille cose, ho ancora il camper da mondo riparazioni, sta facendo tanti lavori Nicola, poi ve li farò vedere, non vedo l'ora. Stiamo facendo di tutto con avvocati, con CAF, con le varie tasse, con documenti di tutti i tipi e quindi siamo quasi pronti. Ieri ho portato la cedola per i libri di Davide e quindi mancherà una settimana, credo. Credo che entro una settimana, 10 giorni, abbiamo fatto proprio tutto. Solite melanzane alla Rita pronte. Due uova ce le siamo comprati per la colazione con Davide, tutte uova che provengono da qua vicino, città vicino a Carbonia. E poi abbiamo adesso carne che dobbiamo andare ad arrostire immediatamente. Pancetta iniziamo a metterla così. Sì. Nel frattempo ci mangiamo la pasta al forno. Questa va. Poi ci mettiamo il resto. Dopo giochiamo. No, dopo. O giochiamo a nascondino. No, dopo dovete lavare i piatti. Dopo piatti. Sparecchiare tutto. Sparecchiare. Beh, buon appetito a tutti allora, eh. Buona, buon buona. Adesso stappiamo il vino che ho portato, che è un signor vino. Tutto è il Gavone dell'acqua. I Gavoni sono tipo armadi. Il pane ce l'hai, il tuo pane? Quando fai la cremina e giri lo zucchero col primo caffè che esce così buono. Un saluto nell'intervallo del nostro viaggio. Questo è l'angolo della merenda. Sì. Stiamo preparando una torta non per la mia merenda di adesso, perché l'ho già fatta, però per... Nel frattempo che continuiamo a fare commissioni, aspettiamo il giorno della ripartenza, viviamo anche noi, non è che siamo sdraiati in un letto in stand-by. Forse qualche volta ci piacerebbe, ma non è così. Oggi, ad esempio, è un sabato di fine settembre, quindi è un sabato 24. Oggi verrà a trovarmi un mio cugino da Cagliari. E scenderanno i miei zii che abitano sopra a casa di mio padre e quindi faremo un pranzo tutti insieme, come spesso succede in tutti questi giorni qua da noi. Rita nel frattempo sta facendo una torta per Davide, per le sue merende, e nel frattempo arriva anche sempre qualche amico a trovarci e ci portano anche dei doni, in questo caso degli ottimi pasticcini. Ciao Franci, lei è Francesca, la nostra amica, ed è l'artefice del grasso di Rita. Vabbè, Rita è un fuscello. E questo bambino meraviglioso, ne parliamo. Oggi, ragazzi, si beve bene a pranzo, due bottiglie di Buio e un super vino sardo. Cantina Sammesa, le ha portate Alessandro, mio cugino. Rita è in cucina da stamattina alle 9.
Oggi per la gioia dei piccolini, cioè io. Giusto. Piccolino. Fratello. Sì. Piccolino. Carne fritta, patate fritte, cannelloni, tanti prodotti che poi fa anche mia zia Anna. Ad esempio, cosa hai portato? Anna, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Anna. Peperoncini ripieni. Peperoni ripieni, lei è la donna delle conserve, fa di tutto. Peperoncini con tonno e capperi, ma fa tante cose che ci regalerà prima di partire, melanzane. Stai mettendo le mani davanti. Bisogna approfittare. Non riattacco. Vai, no, ti devo riattacco. Filmare, ti devo filmare mentre fai qualcosa. Non riattacco, così si vede che è proprio il lavoro al massimo. Perché così rimarrà proprio negli archivi, una certo. Cosa storica. Una cosa storica. Sempre cifraggio di quello che piace a voi, eh? Sì, grazie. Metti due pezzetti di formaggio. I bicchieri. Ah, mi sono dimenticato. È arrivato anche Sandro, Ciao a tutti. Grande Sandro. Ciao, ciao. Adesso assaggiamo un bicchiere di torbato e poi passiamo al buio. Beh, ragazzi. Salute. Sì, sì. Però non è detto quello che dici sempre. Anche se non si fa così, oggi lo facciamo. Ah, è vero, perché lo dico. Non è galateo. Sta ancora lavorando. Cioè, mio padre è ancora lavorando, aspetta, ti rifilmo, Rimetto, rinizio da capo, rifaccio tutto. No, ma già, ma anche già questo che hai fatto fino adesso è già una cosa straordinaria, quindi va bene così. Oggi è una giornata particolare, proprio perché... Salute a tutti, amici. Salute e a fancura chi ci vuol male. Bravo, bravo. Esatto, salute a tutti. Salute, salute. Cantina Sammesa, buio. I cannelloni ci sono piaciuti. No, non ci sono piaciuti. I cannelloni erano spettacolari. E infatti, non è rimasto niente. Aspetta, là, guarda, guarda qua, che tavarra nuda. Buongiorno amici, oggi è 28 settembre. Si sta avvicinando la data della ripartenza, il camper è quasi pronto, tantissime commissioni le abbiamo fatte, poi ve le elencherò per farvi vedere cosa tutto facciamo ogni anno. Ho proprio la lista, il biglietto e ve le elenco tutte e le depenniamo man mano che le facciamo, perché ne abbiamo talmente tante che abbiamo paura anche di dimenticarci qualcosa. Oggi facciamo un altro bel pranzo con mio padre, con mio zio, con altri amici di famiglia. Sarà uno degli ultimi pranzi nostri qua con loro e poi ripartiamo. Tante cose buone. Ho comprato delle bistecchine di agnello piccolissime. Ve le faccio vedere perché sono la fine del mondo. Guardate qua. Guardate questa carne. Quindi facciamo il barbecue, poi Anna, mia zia, fa tante altre cosettine, vini ne abbiamo messo di tutti i tipi in frigo, abbiamo anche una super grappa che ho comprato l'altro giorno, Poli, una sarpa che è ambrata, invecchiata in botti di rover ed è stupenda. Quindi ci tratteremo ancora bene, festeggiamo e poi noi partiamo. Ma piano piano vi faccio vedere le fasi del pranzo. Le signore della famiglia stanno preparando tante verdure. Stavolta le melanzane fritte, poi condite con aceto e aglio. Peperoni in agrodolce, cipolle in agrodolce. Ne avremo anche oggi? E anche oggi scoppiamo. Un'altra cosa fatta, ragazzi, appena ritirato il Liberty, abbiamo deciso di portarla presso e quindi gli ho fatto fare il tagliando, gli ho fatto cambiare i tubi della benzina che erano già cotti, gli ho fatto pulire la scatola del filtro, ho cambiato lo spillo del carburatore perché perdeva anche benzina e quindi adesso ho comprato la batteria nuova. E quindi adesso è perfetto, mette in moto al primo colpo. Non deve più succedere che ci lascia a piedi come ci ha lasciato a piedi a Roma. Vero Tiziano? Eh?
porca miseria. Il fuoco procede, tavolo apparecchiato, mangiamo delle trofie con sugo di cinghiale, cinghiale al sugo, bistecchine e salsiccia arrosto. Rita, come siamo messi? Bene, bene. Pronti. Nonno? Noi siamo pronti, la pancia ce l'abbiamo e siamo pronti per riempirla ancora. Siamo in compagnia, come spesso è successo in questi giorni, con Sandro. Siamo sempre in attività. Grande, culinaria, culinaria. E con amici di famiglia da una vita, Narciso. Ciao a tutti. Ciao Narciso. Ciao a tutti. Vi presento anche la moglie di Narciso, Paola. Grazie. Ciao Paola. Ciao a tutti. Che ha portato il sugo fatto col cinghiale e adesso lo assaggiamo e assaggiamo anche la pasta. Trofie con sugo di cinghiale. Sì, e immancabilmente un aperitivuccio rosé. Caldo, vero? Aragosta rosé, ghiacciato. Caldo non c'è niente, ghiacciato. Eccolo qua. Allora, Anna. Questo di chi? Antonello? Allora, manca Giorgio Paglia, quindi la rima non c'è, però brindiamo lo stesso tutti niente. Quanti noi. Salute, salute, salute. Al Marocco. Al Marocco. Al Marocco. Veniamo anche noi. Va bene. Spazio ce n'è in Marocco. Beh, allora buon appetito a tutti, buona, buona, buona. Buona e auguri a tutti. Buona. Qualcuno è cacciatore e un pezzettino di cinghiale ogni tanto si mangia, cinghiale al sugo. E poi tutte le delizie di mia zia Anna che fa tante conserve. Oggi assaggiamo dei finocchi sott'olio marchiati 2021. Poi qualche barattolino per il viaggio me lo darà, eh. Primo, secondo, cinghiale, bistecchine, salsiccia, vini, verdure, siamo arrivati. Chiedo scusa Roberto, prego, sono prego. Sempre zio Sandro. Prego, Sandro. Ti sei dimenticato tutto, allora cipolle, peperoni, melanzane, chi più ne ha più ne metta. Ce n'era, comunque siamo arrivati al grappino. Al grappino Poli. Poli, al grappino Sarpa. Poli. 130 anni di esperienza in botte di rovere stagionato. Sì. Salute Narciso. Salute, salute Narciso, salute Roberto. A Kentannuso, sempre Melluso. 5 e mezzo della sera, siamo ancora a tavola. Siamo dopo le grappe, dopo tutto quanto. Finalmente. Siamo passati alla Icnusa, vabbè, sono tutte finite. Giocare. E abbiamo rimesso anche in forno un po' di carne da assaggiare. 5 e mezzo della sera, e in Sardegna si fa così. Cincine, salute! Salute, 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 salute a tutti! 6 e mezzo della sera, adesso bisca. 50 centesimi a fish. 50 centesimi a fish e giochiamo a chip. Ma poi cavolo, gli è entrata la figura, lui partito così. Bellissima serata, sono le 8:05, sono andati via tutti, siamo rimasti con la mia famiglia e la mia zia. Tutti gli amici sono andati via, ci siamo divertiti moltissimo. Giocata a chip, lo conoscete? Si chiama Chip O37, si chiama così. Ho vinto 30 euro, quindi mi sono divertito. Una delle nostre ultime giornate in Sardegna con amici, familiari, amici di famiglia da sempre, quindi una bellissima serata. Fame non ne abbiamo perché avete visto, abbiamo mangiato e bevuto sino alle 6 di sera, quindi non si sa, ce n'era solo Davide. E probabilmente ci vediamo domani, amici. Andremo a letto e basta. Buonasera ragazzi, è da un po' che non ci si sente, filmato poco e niente. Oggi è arrivato il giorno di andare a ritirare il camper. 40 minuti di macchina. Ciao Rita. Ciao. 40 minuti di macchina e siamo da Mondo Riparazioni Camper per ritirare casa nostra. È pronta. È pronta, andiamo. Abbiamo fatto tutto, rimane poi oltre il camper da ritirare i libri di Davide. Ne è già arrivato uno, quando mi richiamano che sono pronti anche gli altri. Si riparte per il quarto anno, amici. Tre minuti e siamo
di nuovo a casa nostra, possiamo dire, vero Nicola? Vediamo che bei lavori ci ha fatto Nicola quest'anno. Eccoci arrivati da Mondo Riparazioni Camper, ragazzi. Non vediamo l'ora di vedere il nostro camper e tutti i lavori fatti. Ciao piccoli. Ciao. Buongiorno, ciao. Ciao. Viene sempre a salutare. Sì, viene sempre. Abbiamo il nostro camperone sotto mano pronto. Prima salutiamo e ringraziamo Nicola. Ciao Nico. Ciao. Adesso andiamo a vedere tutti i bellissimi lavori che ci ha fatto. Pronti? Eccoci, di nuovo a casa. Ragazzi, di nuovo a casa. È Rita che è contenta, eh? Che sorriso. Allora ragazzi, abbiamo un frigo da appartamento, un frigo di casa a 2,20, enorme, gigantesco, guardate. Questo per tenerlo chiuso, perché essendo un frigo di casa non ha i suoi, guardate che grande, vabbè, ma li conoscete, è un frigo normale di casa, quindi gigantesco, con freezer. Che ne dite? Sta già rinfrescando, l'abbiamo appena acceso. Questo va sempre sotto inverter, sempre sotto, è a 2,20, quindi deve stare l'inverter sempre acceso. 1 e 2. Forno De'Longhi, bellissimo. Elettrico anche questo, ragazzi. Elettrico anche questo. Stiamo passando piano piano ad abbandonare il gas. Molto bello, ben rifinito, bel lavoro Nico, grande, vedete? Oh, cioè, montare un frigo di casa dentro un camper non è facile, non è da tutti, eh? Quindi tanta roba. Guardate le rifiniture. E certo che sono studiati per essere poggiati in un appartamento, quindi già farlo entrare dentro il camper è un casino. Ha dovuto smontare dinette, quindi tanto lavoro. Poi, quindi frigo e forno l'abbiamo visto, abbiamo fatto mettere anche un oblò, una turboventola in bagno, perché noi avevamo solo il classico oblò come questi con la zanzariera, e invece in bagno serve una turboventola come questa che abbiamo qui di fisso sopra la cucina, ma nuova, di nuova generazione. Guardate che bella, touch addirittura, ragazzi, vedete, touch. E si spegne con un altro click. Terzo lavoro, quindi frigo, forno e oblò. Poi dentro ha cambiato e sistemato una zanzariera da questa parte, perché non risaliva più, forse la molla, o comunque ha dovuto smontarla e risistemarcela. Poi abbiamo fatto mettere una striscia LED lungo tutta la parete del camper, quindi abbiamo adesso tanta luce fuori e anche delle strisce LED in questa luce piccolina, quindi quando vorremo avere poca luce teniamo la nostra plafoniera, diciamo che ci sono delle striscettine LED, e quando vogliamo tantissima luce invece accenderemo la barra lunghissima lungo tutto il tendalino. Abbiamo fatto sistemare, mettere il secondo serbatoio di grigie, così abbiamo 200 di chiare e 200 di grigie, perché avevamo già il serbatoio, noi questo camper usciva con il nautico, il serbatoio del nautico noi non l'abbiamo mai usato e l'abbiamo trasformato adesso in un serbatoio di grigie. Abbiamo anche fatto risistemare il portamoto finalmente, guardate che bello, nuovo nuovo, era a pezzi, demolito, finalmente, anche questo ci voleva. Poi ha risistemato, anzi Nicola senza neanche che glielo dicessi, le ha smontate, rispruzzate, che erano gialle, vedete, diventano di questo colore, quindi bianca, bianca, è quella che era prima del forno, addirittura quella invernale, vedete, chiusa, non serviva più, e quindi ha rimesso tutte e tre anche le griglie. Poi cos'altro abbiamo fatto fare? Vediamo, ci penso. Vedete? La nuova barra. E qui dentro abbiamo il pulsantino, l'ha studiato qui e ci sta bene, niente male.
Il camper è fermo qui ormai diversi giorni, è tutto da pulire, non vediamo l'ora adesso di portarlo a casa e andare a pulircelo per bene. Ecco, un'altra cosa, la zanzariera nuova. Eccola qui, bianca, e che arriva sino a su. Bel lavoro, frigo perfetto, forno pure, questa era la cosa sicuramente più complicata. Giustamente adesso, dopo la gioia di tutti i lavori eseguiti perfettamente, va molto bene. Capisco anche la difficoltà di certe cose, cioè per me, io non immagino neanche assolutamente come si possa fare delle rifiniture a un frigo che metti in uno spazio così di un camper. È un bel lavoro. Adesso è arrivato il momento di alleggerirci, dicevamo. Grazie presto, Nico, grazie mille. Ma tua moglie la lasci qua? No, no, la porto via. Hai detto che non te ne facevi nulla, che ne avevi già una, ed era anche di peso. Non puoi più tornare indietro. Io te l'ho proposto una volta. Grazie, a presto, buon lavoro. Ciao, ciao Nico. Si rientra a casa, camper ritirato. Grazie Nico, troppo gentile. Bellissimi lavori, speriamo che vada tutto bene e che duri nel tempo. Adesso 60 km e siamo di nuovo a Carbone. Di nuovo a casa nostra, di nuovo la casa tra le mani. È tutto da lavare, in condizioni pessime ormai. Siamo arrivati a Carbonia, andiamo direttamente all'autolavaggio perché volevamo dormire qui già stanotte, ma è troppo sporco. E quindi andiamo all'autolavaggio, Rita lo lava dentro e io fuori. Siamo arrivati all'autolavaggio, adesso gli do una bella lavata fuori, Rita dentro e poi dobbiamo riempire il frigo e basta, e domani mattina possiamo anche andarcene al mare per due giorni qua vicino e rilassarci un po'. Bene, procediamo con la pulizia, ci vediamo dopo a camper pulito perché abbiamo troppo da fare ed è già tardissimo, dobbiamo rientrare a prendere Davide. Rita, bel lavoro? Bellissimo lavoro. Siamo impegnati, è due orette, però adesso vi faccio vedere, ragazzi. Eccolo qua, pulitissimo di nuovo. Bello, anche il portamotto di nuovo ricostruito. È pulito dentro e fuori. Finalmente. Guardate anche la motrice. Pulito tutto e lavato tutto. Adesso torniamo dai nonni, c'è Dado, iniziamo a portare un po' di roba, Rita deve rifare i letti e niente, piano piano lo riallestiamo. È 1:05, stiamo apparecchiando la tavola e ci siamo avvicinati la nuova batteria EcoFlow in modo tale da cucinare con la cucina induzione, quindi la appoggiamo sul tavolo. E nel frattempo stiamo sempre ricaricando. Stiamo caricando con questo sole di ottobre circa 135 watt. In due orette l'abbiamo ricaricata tutta. E adesso la proviamo con la cucina induzione, sono molto curioso. Rita ha prodotto questa, ragazzi, è dei... come si chiamano e non mi viene il nome? Trofie, delle trofie con... bah, con di tutto, ragazzi, è bellissima. Poi ci beviamo una bottiglia di buio di Mesa, cantine di... Sì, Sant'Anna Resi, non mi veniva, ecco. Tutti i prodotti tipici della zona, sardi come noi. Pronti, Dado? Sì. E adesso attacchiamo anche alla cucina, alla nuova batteria EcoFlow. Grande Rita. Dove la mettiamo? Qui, la appoggiamo qui. Qua. Sì, appoggiamo qui, spostiamo un po' i piatti. Adesso testiamo la cucina induzione, ragazzi, una cucina seria da totale dei fuochi 3,5 kW, ma noi ne usiamo uno per una piastra in ghisa e faremo delle belle bistecche di cavallo. Ragazzi, bistecchiera messa, cucina induzione, la stiamo alimentando con la nuova batteria EcoFlow 2. Una bomba. Vediamo quanto stiamo assorbendo, poi lo vediamo anche con l'app.
Ma non c'è nessun problema, durerà in eterno con i pannelli solari. Ingresso 142 watt, uscita 1.49 kW. Vedete? Uscita 1.5, 1.49. Tanta roba, ma... Il peperoncino fresco. 74% la carica e durerà abbastanza per cucinare le bistecche. Stupenda batteria, ragazzi. Sia di persone che vengono a chiedere, sia di quelli che invece poi dopo vengono a avere conferma se... Grande, grande piacere averti qua con noi, Stefano. Davvero. Piacere mio. Salute anche a voi, ragazzi. Ma illumina. Oggi, ragazzi, cuciniamo, va bene, oggi, noi spesso, ma vi faccio vedere. Bistecca, batteria, pannelli e il sole della Sardegna. Oggi cuciniamo così, col sole. Buongiorno, amici. Buongiorno. Bellissimo risveglio a Isolinas. Stiamo andando a fare una passeggiatina. Sono le 8 del mattino e stiamo andando a fare una passeggiata in spiaggia. Vi facciamo vedere questa spiaggia a quest'ora. Mare piattissimo. Abbiamo una felpettina, però siamo in ciabattine e pantaloncini. E in Sardegna si sta ancora molto bene. Siamo tre giorni parcheggiati qui, stiamo prendendo ancora il sole tutto il giorno. Ieri è venuto a trovarci Stefano, come avete visto. Gli ultimi tre giorni in Sardegna per rilassarci al mare. E poi andiamo verso nord Sardegna, incontreremo degli amici, una sorpresa. E poi ci imbarchiamo e andiamo in Spagna a fare la visita di Davide. Dobbiamo fare prima dei prelievi il 15 e il 25 invece la visita vera e propria e poi direzione Marocco. Si respira pace e tranquillità, l'atmosfera che blandisce questo posto. Niente male a quest'ora questa spiaggia, eh? Adesso con Dado nel bagno asciuga, facciamo una bella passeggiata, poi rientro nel camper, stavo dicendo a casa, in effetti a casa mia, rientro a casa, lavoro e poi magari dalle 11 all'una due ore di sole, pranziamo e subito dopo pranzo dalle 2:30, 3 alle 5, 5:30 si sta ancora bene, altre 2-3 ore di sole. Quando osservi il mare entri in simbiosi con l'intero universo ed il suo immenso blu, tutti quei colori e quelle. Un tempo qui, quando eravamo ragazzini, si veniva ad accamparsi qua. Qui si pescavano un sacco di granchi enormi, rossi. Me lo ricordo. Quante pasta asciutte avremmo fatto. Hanno creato un piccolo porticciolo. Osservando il mare, sensazioni nuove mi pervadono. L'anima si mescola con gli elementi che mi avvolgono. Si rientra, amici. Ve l'abbiamo fatto vedere, ci tenevo alle 7 del mattino, ma adesso taglio e probabilmente ci vediamo il giorno della partenza. Non si filma più altri 2-3 giorni. Ci vediamo in camper, in viaggio, alla guida. Alla guida quando siamo partenti. Di un antico ponte, fluidi cristallini che si cuciono sui nostri corpi impuri. In un turbine di flussi e sentimenti spesso duraturi. Sentimenti così semplici e meravigliosi da evocare. Si materializzano d'incanto quando osservi il mare.